Dunque, io penso che alle elezioni voterò per l'Italia dei Valori come già avevo fatto la volta scorsa. Volta scorsa il motivo era molto immediato, c'era Franca Rame candidata al Senato in Piemonte, quindi non avevo dubbi, tra l'altro era l'unico candidato che conoscevo tra quelli che erano presenti in lista e sono veramente felice di averla votata, di aver contribuito a mandarla al Senato, penso che abbia fatto molto bene, quindi bene fece Di Pietro a candidarla e bene fece lei ad accettare e impegnarsi così a fondo. Questa volta diciamo, la mia tentazione fino a qualche settimana prima della caduta del governo era quella di restarmene a casa, di non partecipare più a questo rito. Tentazione che è molto aumentata quando, dopo il discorso di Mastella, invece di sputargli in faccia, gli hanno fatto quasi tutti i complimenti. Però quel giorno c'è stato uno che non gli ha fatto i complimenti. Per la verità, due direi: uno è stato Di Liberto, l'altro è stato Di Pietro. Di Liberto appartiene a un partito che si chiama comunista e per me che sono da sempre anticomunista, nonostante, diciamo, l'apprezzamento per alcune scelte che ha fatto, soprattutto in tema di politica della legalità, il Partito dei Comunisti Italiani, non lo posso votare, quindi penso che voterò per l'Italia dei Valori, anche perché poi devo dire che le candidature sono buone, sono meglio dell'altra volta. L'altra volta c'era Franca Rame, ma c'era anche De Gregorio. Questa volta fortunatamente, salvo sorprese, ma insomma di De Gregorio non ne ho visti nei primi posti, mentre ho visto nei primi posti personaggi a me molto cari come Beppe Giulietti, come Pancio Pardi, con cui abbiamo fatto tante battaglie. Giulietti è uno dei pochi politici che si è battuto contro le epurazioni e le censure per davvero e non pro forma. Ho visto Leo Luca Orlando, ho visto la baronessa Cordopatri, che è un emblema della lotta all''ndrangheta in Calabria. Ho visto, perché ho seguito, conoscendoli, che Di Pietro ha fatto di tutto per candidare Nando Dalla Chiesa, che era stato vergognosamente escluso dal Partito Democratico e poi non si è trovato l'accordo perché era troppo tardi, ma insomma lo sforzo so che lo ha fatto. Ha fatto uno sforzo grosso per candidare Lumia. Tant'è che Lumia, proprio con il fatto che avrebbe trovato un posto nelle liste di Di Pietro, ha poi ottenuto di rientrare in quelle del Partito Democratico, quindi comunque tutto è bene quel che finisce bene, perché un patrimonio come Lumia non lo perdiamo. Conosco un sindaco anticamorra della Campania che si chiama Franco Barbato, so che è in lista e quindi credo che anche quello sia molto rassicurante. Insomma, io penso che per queste candidature sia opportuno scegliere l'Italia dei Valori, al di là poi degli errori che ovviamente in passato ha fatto Di Pietro, di alcune cadute di stile che gli sono state rimproverate anche forse oltre la misura in rapporto a tutto quello che avviene nella politica, ma che insomma bisogna concentrarsi sull'efficacia del ruolo politico che ha avuto Di Pietro in questi anni. Detesto l'indulto, l'unico che ha fatto la battaglia severamente contro l'indulto è stato Di Pietro, l'unico che ha fatto la battaglia contro la limitazione delle intercettazioni è stato Di Pietro, l'unico che in campagna elettorale cita la sentenza della Corte europea e dice che bisogna applicarla mandando Rete4 su satellite e dando le frequenze a chi ne ha diritto, cioè a Di Stefano, Europa 7 e Di Pietro. Naturalmente, se ci fosse Einaudi in circolazione o De Gasperi io preferirei, però dato che non ne vedo, mi domando dove stiano quegli altri che dovrebbero fare queste battaglie. In attesa che qualcun altro le faccia, io voto Di Pietro. Ricordo che il governo a un certo punto tentò di depenalizzare o di ridurre le pene per la bancarotta fraudolenta e fu bloccato da Di Pietro. Ricordo che l'unico a opporsi al segreto di Stato sul processo per il sequestro di Abu Omar è stato Di Pietro, e quindi voglio dire, bisogna essere molto concreti. I tesorieri dei partiti volevano ripristinare il finanziamento pubblico dei partiti, chi si è opposto è una deputata, la tesoriera dell'Italia dei Valori, e cioè Silvana Mora, insieme a Maurizio Turco dei Radicali. Sul conflitto di interessi, insieme ai comunisti italiani, l'unico che si è battuto per la ineleggibilità dei titolari di concessioni è stato Di Pietro. Direi che all'ANAS ha fatto anche un certo repulisti, e direi che se vogliamo evitare che dopo le elezioni, in caso di pareggio, nasca un governissimo Veltrusconi,
Penso che se ci fosse una bella pattuglia di guastatori al fianco di Veltroni per tenerlo fermo da certe tentazioni non sarebbe malvagio, e quindi mi ricordo che cosa fu la legislatura 2001-2006, quando l'Italia dei Valori mancò per uno 0, il quorum, non mandò parlamentari alla Camera e al Senato. Ne mandò uno naturalmente che uscì fuori per i resti e che passò subito dall'altra parte, il famoso Carrara. Se ci fosse stata all'epoca una pattuglia composta dai Di Pietro, dai Veltri e dai candidati che questa volta ci sono, beh, probabilmente l'opposizione non l'avremmo dovuta fare da soli in piazza con i girotondi, ci sarebbe stata una corrispondenza. All'epoca gli unici che facevano opposizione alle leggi vergogna erano quelli del Comitato La Legge Uguale per Tutti, formata da Nando Dalla Chiesa, da Tana De Zulueta, dal senatore Zancan, da pochissimi altri. Sono stati depennati uno dopo l'altro in una sorta di pulizia etnica, per cui non sono più stati candidati questa volta. Quindi se si riesce a mandare una piccolo plotoncino di rompicoglioni, forse in caso vinca Berlusconi un po' di opposizione severa ci sarà, in caso pareggino ci risparmieremmo forse l'inciucio, e in caso vinca il centro-sinistra, beh, forse c'è anche la speranza che se a Di Pietro non gli fanno fare il ministro della giustizia, almeno gli facciano fare il ministro delle comunicazioni. Non credo che potranno relegarlo a un ministero da quattro soldi, e penso che sia proprio sul terreno della giustizia e sul terreno della libertà di informazione che si gioca la discontinuità rispetto al berlusconismo, sia nella sua forma hard rappresentata dal Cavaliere, sia nella sua forma light rappresentata dal Partito Democratico.